E buongiorno, rieccoci a Mezz'ora in Più, bentornati. Oggi nella politica interna abbiamo intanto una intervista di apertura con il presidente del Copasir, uomo di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso. Ben arrivato, Adolfo Urso. Grazie. Come dire, è un nome che in questo momento circola molto per un po' di posizioni dentro il governo, poi naturalmente ci andrà o non ci andrà, ma come presidente del Copasir ha avuto comunque un ruolo chiave anche nell'affermazione internazionale del governo di Giorgia Meloni, e su questo credo possiamo parlare con tranquillità, no, Presidente? Dopodiché parleremo del congresso del PD. Abbiamo raccolto tre presidenti: Valentina Cuppi, che è la giovane attuale presidente, che ha lanciato la denuncia sul maschilismo all'interno del PD, Gianni Cuperlo, che è stato anche lui, sia pur solo per un mese, presidente del PD, e Rosy Bindi, una figura storica, anche lei è stata presidente, e su questo punto, sul PD, apriamo oggi una discussione. Ma oggi faremo più breve la parte di interni e più lunga la parte di esteri, perché continua, e abbiamo due ospiti iraniane, continua la protesta delle ragazze iraniane. Ed è una protesta che a nostro parere si inserisce dritta dritta in tutta un'altra serie di questioni anche geopolitiche molto importanti. E abbiamo abbiamo fatto fare a Laura Capponno, una nostra giornalista, un lungo servizio su Zelensky, il suo governo, le sfide che ha in questo momento, e anche con un occhio a quanto sia solido in questo momento il governo di Zelensky. Lo commenteremo in studio con Ezio Mauro. Cominciamo subito. Allora, Presidente, buongiorno Urso, benvenuto. Grazie. Oggi alle 12 intorno alle 12 c'è stato l'intervento di Giorgia Meloni all'iniziativa a Madrid di Vox, l'ultima volta naturalmente che lei è andata a partecipare a una di queste iniziative era però prima della campagna elettorale. I toni questa volta sono stati molto, cauti, il suo spagnolo si è confermato fluente. Però, ogni volta che la Giorgia Meloni, non possiamo ancora chiamarla la Premier, quindi Giorgia Meloni fa un intervento esterno, qualcosa si, almeno a mio parere, si rompe della compostezza di questi giorni. Cioè, nel senso, oggi a me la cosa che mi ha colpito è, ha detto, spero che in Spagna, come in Italia e in Europa, ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare. Non lo possiamo fare da soli, ma con compagni leali uniti contro la sinistra. Ecco, non è un'affermazione, scatenata, però quando poi Giorgia Meloni parla viene sempre fuori un contro la sinistra. È una mia impressione che su questo punto comunque, c'è un punto che Giorgia Meloni tiene o no? Sicuramente sì. Perché Giorgia Meloni ha una visione pienamente condivisa della democrazia parlamentare e bipolare. Fratelli d'Italia in ogni momento, nei suoi 10 anni di esistenza, si è sempre battuta per l'unità del centrodestra, della coalizione, ottenendo alla fine il grande successo di guidare questa coalizione per la scelta degli elettori avvenuta appunto nelle recenti elezioni politiche. E così ripropone lo stesso modello dell'unità delle forze di centrodestra in Spagna come in Europa, e guidando in Europa il Partito Conservatore Europeo, Giorgia Meloni auspica che una coalizione simile a quella italiana si realizzi anche ovviamente quando sarà nel Parlamento Europeo. Sì, no, questo non è sbagliato, non è scorretto. Il problema è capire poi nei contenuti se questa la mette in un fronte che è ovviamente molto anti-europeo o meno. Io credo che su questi temi lei, che un po' di politica estera è anche un rappresentante di questa forza, possiamo ampiamente parlare. Ci raggiunge un'altra agenzia delle 14:33, questa è di Orbán, dice: treno da Roma arrivato a Bruxelles, sta per partire quello da Madrid. Anche lui ha fatto un intervento che riguarda la festa di Vox a Madrid.
Ecco, Orbán rimane o non rimane un compagno scomodo, secondo lei, per queste forze conservatrici, che è un po' un tema diverso, diciamo, dell'Europa? Come le sa, Orbán non fa parte del gruppo europeo dei conservatori e riformisti, di cui facciamo parte noi insieme ai polacchi e ad altre forze in Europa, e che fu fondato, e non a caso, dai conservatori inglesi, perché un altro governo a noi, come dire, vicino è quello dei conservatori inglesi. Facciamo parte della stessa famiglia, appunto, politica. E quando si dice un treno che può partire da Madrid o anche da Madrid, evidentemente si auspica che anche a Madrid si realizzi, dopo le elezioni, una maggioranza di centrodestra con i popolari e spagnoli. E questo è il modello a cui si fa riferimento. Una sana democrazia dell'alternanza tra sinistra e centrodestra, che può essere realizzata, ovviamente lo decidono gli elettori dei singoli paesi, in sede nazionale e poi ovviamente noi auspichiamo anche nel Parlamento europeo. E questo rafforza la democrazia, sì, perché consente ai cittadini di scegliere tra programmi, certo, alternativi. Se permette, però, c'è una questione in questo caso che non ha a che fare con la giusta richiesta di alternanza in democrazia, in particolare quando è supportato da un tale voto popolare come quello della Meloni. Il problema in questo caso è se si ricostituisce quello che lei come capo del COPASIR conosce molto bene, un fronte diciamo sovranista, tra cui Orbán, di cui Orbán è parte, contro l'Europa. La questione non è il discorso, guarda, interno alle nazioni, il problema è che in Europa, e lei lo sa, dal 2014 è nato sostanzialmente un fronte finanziato, questo è un dato di storia, quindi lei non me lo deve neanche dire, c'è stato un fronte finanziato, come dire, sovranista, nazionalista, se volete, anche da Putin. Questo è stato un fronte che, per esempio, nelle elezioni del 2019 si è presentato molto contro l'Europa. Il problema è questo. Ovviamente chi vince governa, ovviamente, sono assolutamente d'accordo, ma il programma che abbiamo non è un programma che è già stato, come dire, in qualche modo messo alla prova, ed è un programma che ci scontra sull'Europa, ci fa scontrare sull'Europa. Giorgia Meloni ha finito questo comizio, leggo: viva Italia, viva Spagna, viva l'Europa dei patrioti. E il modello che l'Europa noi abbiamo... L'Europa dei patrioti, eh? Certo, dei patrioti. Sì. Il patriota è colui che ama la propria nazione e rispetta le altre nazioni. Il patriota non è un nazionalista. Il patriota è quello legato alla propria terra, alla propria identità, ai propri interessi, e collabora con gli altri nell'interesse generale, che in questo caso è l'interesse della nostra Europa. E credo che l'obiettivo sia quello di evitare ulteriori divisioni in Europa, anzi, di riunificare l'Europa. Noi oggi abbiamo bisogno di riunificare l'Europa, un'Europa in cui tutti i paesi, tutte le nazioni si devono sentire a casa propria, non l'Europa della sinistra dei paesi di serie A e dei paesi di serie B, o dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B, ma dell'Europa in cui tutti facciano parte con pari dignità nel costruire l'architettura comune della nostra casa comune. Per cui l'obiettivo della destra italiana, e sicuramente io mi auguro sarà anche del governo, che poi sarà realizzato ovviamente per tutti i passaggi parlamentari e costituzionali, sarà quello di agire per riunire l'Europa. Uh-huh. Perché c'è bisogno anche di rifondarla, per esempio, su quello che pensavano i padri fondatori. Uh-huh. I padri fondatori, Schumann, De Gasperi, Adenauer, pensavano che l'Europa dovesse realizzarsi innanzitutto sulla difesa europea, sì, la CED, la Comunità Europea di Difesa, poi sull'energia comune, la CECA, la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. Purtroppo non si realizzò su quello che doveva farsi, sulla sovranità militare e sulla sovranità energetica, ma si realizzò via via, decadendo in qualche misura soltanto sull'abbattamento delle dogane, sul commercio. Uh-huh. Ripiegarono. Noi dobbiamo ricominciare da lì invece. C'è bisogno di una sovranità e di una difesa comune europea. Che già, le cui basi sono state già gettate, ma, in verità. Insomma. Beh, insomma, le do alcuni esempi. Sì. In questo bilancio europeo, rispetto al precedente, è stata dimezzata la spesa per la difesa. Dimezzata. E le do un'altra. Però è stato approvato la partenza di un progetto comune, sì, europeo di, c'è, difesa. Stato approvato. Cominciano con pochi soldati, insomma. 5.000. Però è stato 5.000. L'Italia da sola, sì, ha avuto
oltre 9.000 soldati militari. Però quello all'estero. È partito. Però diciamo, bisogna farlo oggi. Sì. Certo, la difesa. Certo, e bisogna fare anche la sovranità energetica europea. Noi siamo impegnati a rafforzare la Cassa Comune Europea realizzando quei pilastri a cui i nostri padri fondatori avevano pensato che poi invece non furono realizzati. La difesa europea, la sovranità energetica europea, aggiungo anche la sovranità digitale europea, perché oggi lì c'è una grande competizione globale in cui Cina e Stati Uniti tendono a prevalere l'uno sull'altro, l'Europa ancora non c'è sulla sovranità digitale. E questa è la nostra sfida. Senta, ci torniamo. Intanto Fitto, poco tempo fa, Fitto appunto un altro candidato il cui nome ha molti incarichi, in particolare quello delle relazioni con l'Europa, ha detto che probabilmente per il 25 si può immaginare di avere la presentazione della lista di governo. Lei può confermare questa data? Ma ci sono dei percorsi parlamentari e costituzionali che sono evidenti a tutti, perché il 13 si insediano le Camere con l'elezione dei presidenti, poi devono essere formati i gruppi parlamentari perché certo. Il capo dello Stato convoca i capigruppi parlamentari certo. E quindi gli uffici di presidenza delle Camere, che credo che si verranno eletti a loro volta il 18. Da quel momento inizia la possibilità per il capo dello Stato, sostanzialmente rispetto ai precedenti, di attivare le consultazioni. 2-3 giorni di consultazioni credo che sia normale per il numero dei gruppi parlamentari, ma anche per le procedure che prevedono anche le consultazioni con altre autorità dello Stato. E poi ci dovrebbe essere l'incarico che il capo dello Stato conferirà a chi ritiene rispetto a quello che hanno quindi deciso gli elettori. Se questa data viene osservata, il 25, vuol dire che siamo quasi in dirittura di arrivo per la definizione del governo, perché non è che si faranno all'ultimo minuto i ministri. È ovvio, d'altra parte noi siamo una coalizione che si è presentata insieme agli elettori, con un programma comune sottoscritto da tutti, con dei criteri anche per quanto riguardava la scelta, l'indicazione del candidato premier, che era quello del partito che ha più voti, ha ottenuto più voti. Quindi sulla base di quello ovviamente non siamo una coalizione improvvisata. Certo. Siamo una coalizione che in questo paese agisce dal 1994 e che Giorgia Meloni ha difeso ad ogni costo, in ogni momento. E quindi è chiaro, vi sono delle regole, vi sono delle priorità, vi sono dei programmi che vanno realizzati, ma è anche chiaro a tutti che non potete chiedere a Giorgia Meloni oggi di fare il nome dei ministri quando non ha avuto nemmeno l'incarico da parte del Presidente della Repubblica. Sarebbe una sgrammicatura istituzionale. Quindi è normale che bisogna rispettare date, i tempi costituzionali. Perché già le date sono in qualche modo significative, perché se arriva il 25 il governo vuol dire che in questo momento è molto avanzato già il discorso della lista dei ministri. No? Guardi, la volta scorsa ci hanno messo 3 mesi a fare il governo. Vabbè. Il Copasir per 4 mesi non è stato costituito, con un vulnus istituzionale molto grave. In questo caso noi abbiamo avuto la forza, la volontà, la determinazione, la responsabilità di presentarci insieme alle elezioni con un programma già sottoscritto da tutti i leader della coalizione. Quindi mi sta confermando, va bene, per noi mi sta confermando che la lista dei ministri dovrebbe essere stato più facile avanzato. Fare dai contenuti e dai programmi comuni anche una lista dei ministri. E quindi la lista dei ministri è in stato avanzato, mi sembra dire, sì o no? Io non ho alcuna conoscenza. Ah, perché nessuna conoscenza, se va permette, bene. No, dico una cosa. Lei non ci potrà credere, ma no, io non ho mai chiesto a Giorgia Meloni in queste ore quale sia la lista dei ministri. Assolutamente no, perché il mio ruolo è un altro. Il mio ruolo in questo momento è di essere il Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che è un ruolo di garanzia istituzionale, che è attivo e agisce la scorsa settimana. Guarda, lo sottolineo, ci siamo riuniti, malgrado il risultato elettorale, che magari poteva portare a qualche, come dire, contrapposizione anche nel Comitato, ci siamo riuniti e abbiamo approvato all'unanimità 4 provvedimenti. Quindi dopo il risultato elettorale, il COPAS è da me presieduto, che ha sempre approvato i propri documenti all'unanimità, quindi col consenso di tutte le forze politiche ivi rappresentate, lo ha fatto anche martedì scorso. Un'altra domanda sulla questione, diciamo, del lavoro in corso sulla composizione del governo.
fermo restando che non le chiederà nessuna lista, non le chiederà nessuna informazione, è ovvio che non può parlare. No, non anche può. Se sapesse non potrebbe parlare. Le dico però che c'è stata una questione che secondo me è istituzionalmente molto importante, dell'entrata di ministri tecnici, una cosa detta dalla Meloni, che ci guarda qui da una grande foto, cioè l'idea che ci possano essere, e anche il numero sostanzioso, dei tecnici. Lei conferma che c'è questo discorso anche sui tecnici? Poi gli spiego perché faccio questa domanda. Beh, però volevo avere prima una conferma. Lei lo ha detto più volte all'esterno, sì. E ha tenuto a precisare, anche nella nostra direzione politica, che ci saranno dei tecnici d'aria, cioè personalità, sì, certo. Che per la loro storia, per la loro esperienza o perché si siano già candidati all'elezione, hanno scelto un campo e hanno condiviso un programma, che è quello che è stato consacrato dal voto degli elettori. Ecco, però, non c'è la pesca delle occasioni. Sì, no, certo, questo è sicuro, Urso. Però, altre volte è accaduto in altri governi, sì, certo. Non in questo. Sì, il centrodestra, in particolare anche Giorgia, insomma, inteso come Meloni, mi deve scusare se uso il termine, ma insomma è passata un po' l'idea di chiamarla familiarmente nel paese, non qui per nome. Allora, ripetuta questa storia nel passato, si diceva sempre che i tecnici non vanno bene, si vuole un governo pienamente politico. Dopodiché adesso si sdoganano i tecnici, sia pure d'aria. Non aspetti, il significato di questa scelta, che è una scelta fattibile, qual è? È quella di, come dire, confessare che non c'è pienamente una classe dirigente capace senza avere tecnici in alcuni posti, o è un patteggiamento, diciamo, con le istituzioni di questo paese su quelli che sono alcuni dei posti principali, economia, esteri, difesa e questa roba qua, i quattro posti. Guardi, nell'uno, nell'altra. Credevo di essere stato chiaro prima. Ma non c'è stato un cambiamento, allora, non c'è stato un cambiamento rispetto sarà al governo dei tecnici. Assolutamente un grande cambiamento. Sì. Perché questo è un governo politico, con una maggioranza politica, espressione diretta del corpo elettorale che ha votato non soltanto candidati comuni nelle collegi, ma anche un programma sottoscritto da tutti. Anzi, posso aggiungere che si profila il governo che nella storia della Repubblica Italiana avrà la più ampia maggioranza parlamentare tra tutti i governi espressione degli elettori. È ovvio che un governo Draghi piuttosto che Monti, cioè formato per l'intesa, vabbè, certo, in Parlamento, possono aver avuto una maggioranza parlamentare maggiore, più ampia, ma mai consacrata dagli elettori. Sì, questo, sì, ma invece, questo lo abbiamo capito. Quindi Urso, questo è il voglio primo governo come politico mai, sì, dopo 11 anni in questo paese. Esco, un governo con una sua larga maggioranza. Perché deve fare ricorso ai tecnici? Perché lei intende realizzare, sotto tutti gli aspetti, un governo che abbia il maggior numero di competenze e quindi possa esserlo davvero per singoli rami, un governo considerato il meglio che in questo momento il centrodestra italiano possa esprimere. Ecco, ma adesso la faccio arrabbiare. Non è una confessione del fatto che non avete i tecnici? No, perché il tecnici non tutti, a quel livello? Guardi, non tutti nei governi, in tutti i governi. Lei sa dove lo sto non portando, sono stati, lo sto portando a farle dire se c'è come dire, un accordo nascono, politico dietro questo uso dei in tecnici. In tutti i governi, che nascono comunque dal voto parlamentare, anche se espressione in questo caso dal corpo elettorale, non tutti i componenti del governo sono stati parlamentari, mica da ora, sono stati anche esponenti non parlamentari. Bene, noi abbiamo già candidato alcuni tecnici, mi riferisco per esempio a uno di cui si parla, come Nordio, piuttosto che a Marcello Pera o ad altri, che o anche espressioni di corpi sociali, gli agricoltori piuttosto che gli artigiani, che sono diventati parlamentari. E quindi magari erano tecnici prima, ma sono diventati parlamentari. Di questi. No, stiamo aggiungo parlando anche, aggiungo anche che tecnico d'aria significa una persona che ha condiviso, perché per quello che ha fatto nella sua attività o per quello che ha detto in alcune occasioni politiche o conferenze e quant'altro, ritiene di condividere
noi riteniamo che lui abbia condiviso il nostro percorso e che condivida il nostro programma, allora, perché il programma è questo. Se ci giriamo intorno, quindi ci può non essere qualche esponente che non sia stato eletto in Parlamento, allora, ma che noi riteniamo che questo esponente possa assolvere al meglio, Giorgia Meloni lo ritiene ovviamente, i compiti che gli saranno affidati sulla base di un programma condiviso con gli elettori e poi con le forze alleate con cui stileremo ovviamente il programma definitivo di governo. Quindi non è un governo politico a cui eventualmente vengono chiamati a partecipare anche qualche tecnico d'area che condivide pienamente il programma politico del governo. Allora, io le rifaccio, le riformulo solo in un'altra maniera quello che intendevo dire su questa cosa e poi usciamo da questa vicenda. Cioè, esiste da parte della Meloni una consapevole scelta di scegliere dei ministri che rassicurino il Quirinale sulla continuità, almeno in certe cose, sul governo Draghi o no? Gliel'ho messa proprio dritta dritta. Mi dica sì o no? Credo che ormai tutti gli italiani sappiano che il Quirinale ha voce in capitolo, soprattutto su alcuni dicasteri. È il governo per continuità col governo Draghi? Per le responsabilità che ovviamente assolve, no? Pensiamo nel campo della difesa, della sicurezza, o anche nei trattati internazionali, come quelli che hanno dato vita poi ai vincoli europei. Quindi è normale, ed è accaduto sempre, soprattutto negli ultimi 20 anni, che il Quirinale abbia svolto un ruolo significativo. Ma la continuità col governo Draghi? La continuità del governo Draghi, semmai, è in alcuni aspetti del programma ove ci sia. Per esempio, per quanto riguarda l'energia, noi abbiamo condiviso alcune scelte fatte dal governo Draghi o dai suoi responsabili. Le abbiamo condivise, addirittura sollecitate, quelle sull'autonomia e la sovranità energetica del Paese. Per quanto riguarda la politica estera di difesa, è notorio che è stata per prima Giorgia Meloni a dire come l'Italia avrebbe dovuto comportarsi sulla guerra in Ucraina e grazie all'esempio e al modello e alla scelta da lei fatta che poi Draghi ha potuto esprimere in sede europea e internazionale una posizione unitaria del nostro Paese. Quindi è chiaro che vi sono degli elementi che noi abbiamo sollecitato al governo o che abbiamo condiviso con il governo, sul quale ci sarà evidentemente una sorta di continuità. Io stesso... È eccessivo parlare di Draghi come Lord Protettore? Assolutamente sì, Giorgia Meloni non ha bisogno di Lord Protettori. E comunque poi ci siete voi, ove vi siano, vi sono le cariche delle autorità dello Stato. Il recente intervento del Presidente della Repubblica è stato emblematico. Sì. Cioè, l'Italia è un paese sovrano, è un paese democratico, che fa le sue scelte, e queste scelte devono essere rispettate. Gli organi costituzionali esistono per questo. Allora, politica internazionale, lei intorno all'11 settembre fa una visita che viene internazionale, che viene considerata come una visita di esplorazione. Le fa l'Ucraina, incontra Zelensky e poi vola a Washington. Su Zelensky, diciamo, Fratelli d'Italia non ha niente, diciamo, di disallineato rispetto alla politica di questo paese. Mi interessa la parte di Washington, che lei è un posto che lei conosce molto bene. Allora, Washington, che cosa le hanno detto a Washington di questo, diciamo, ingresso sulla scena politica nazionale del governo della Giorgia Meloni? Sì, io vado prima. Poi, non so, ci conferma che andrà come prima cosa a Washington? Io vado prima a Kiev. Sì. L'ho detto. E il 9 settembre, poi passando da Varsavia, vado a Washington, non a caso a Kiev, perché oggi Kiev è il cuore dell'Occidente. Sì. È lì che si misurano i valori, le libertà, i diritti dell'Occidente, in generale dico anche il diritto internazionale. E poi vado a Washington, sempre su indicazione di Giorgia Meloni, per un confronto con alcuni esponenti del Congresso, piuttosto autorevoli, e con esponenti del Pentagono e del Dipartimento di Stato, oltre che con la nostra importante e influente comunità italiana, e aggiungo anche con gli imprenditori americani che hanno investito in Italia e i manager delle imprese italiane che sono presenti negli Stati Uniti, perché poi le nostre relazioni non sono soltanto politiche o nel campo della difesa, ma noi abbiamo relazioni importantissime con gli Stati Uniti che derivano dall'importante influenza della nostra comunità italiana, ma anche dagli investimenti economici reciproci. Perché lei hanno chiesto a Washington, parliamo più dell'amministrazione. Vuole sapere di natura dei colloqui? Sì. Ma era ovviamente un confronto sulla quanto forte e saldo sia il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia
e qual è l'impegno dell'Italia nel contesto europeo, mediterraneo, atlantico, che loro ovviamente ben conoscono perché credo che seguono con attenzione le vicende parlamentari e politiche del nostro paese. E Giorgia Meloni credo che agli occhi degli americani, ma non soltanto degli americani, agli occhi internazionali appare per quella che è. Cioè? Una persona affidabile. Una persona affidabile. Se gli italiani gli hanno dato questo grande consenso è perché dopo 11 anni di governo nati fuori dal contesto elettorale hanno riconosciuto in lei coerenza, trasparenza, responsabilità, affidabilità. E nel campo internazionale quel che più conta, soprattutto per l'Italia, è essere affidabile. E Giorgia Meloni la riconosce come persona affidabile. E quali sono esattamente le prove di affidabilità per cui Washington è convinto che è affidabile? Non è una critica a Giorgia Meloni, è una curiosità del... Stiamo parlando di Washington, non stiamo parlando del carattere di una persona che quel che pensa, dice, con assoluta trasparenza, sempre, in maniera diretta. Se è sì, è sì. Se è no, è no. E come lei sa, che ha vissuto in America, per gli americani è importante sapere se è sì o se è no. Il resto per loro conta poco o dà adito, come dire, al retropensiero. Ed è vero che aggiungo che questo è accade, lei quello che pensa dice e soprattutto quello che dice mantiene. E in 10 anni lo ha dimostrato in ogni passaggio parlamentare e politico a livello nazionale e locale. È vero che lei andrà a Washington come sua prima missione all'estero? Non lo so quale sarà la sua scelta. Se non lo sa lei. Non so quale sarà la sua scelta. Tenga presente che ormai il mondo sta cambiando velocemente, lei lo sa meglio di me, e soprattutto i telespettatori se lo accorgono ogni giorno, e quindi credo che le scelte poi saranno decise anche dal contesto in cui si fa il governo. Quale sarà il contesto internazionale in quel momento? Sarà più caldo il fronte di Kiev o più caldo quello di Bruxelles? Noi abbiamo delle decisioni che dovrebbero essere prese nei prossimi giorni molto importanti, sia per quanto riguarda Kiev. Gli ucraini sono riusciti a riprendersi gran parte del proprio territorio grazie al nostro sostegno, alle armi che noi abbiamo inviato e alle sanzioni che noi abbiamo realizzato e che hanno paralizzato il sistema bellico russo, che non è riuscito, in mancanza di tecnologia, a riprodurre le armi che nel frattempo utilizzava in maniera drammatica, bombardando le città ucraine. Ma ovviamente c'è il fronte di Bruxelles, noi non sappiamo se le decisioni fondamentali che l'Europa deve assolutamente prendere nelle prossime ore in merito al tetto sul prezzo del gas, al disaccoppiamento tra il prezzo dell'energia elettrica e il gas, sarà realizzato o non sarà realizzato nel frattempo. Noto che persino una persona che in Europa ha dato molto, come l'attuale Premier Draghi, l'altro giorno si è un po', come dire, irritato. E se si irrita da Draghi vuol dire qualcosa. Sì, ma guardi, secondo me si irrita molto più di quel che fa vedere. Lo perché ogni molto tanto si capisce. Abbiamo avuto un netto meraviglioso. Due date. Il 28 ottobre, centenario della marcia su Roma. Che cosa farà la forza di governo in merito? Non è una... Lei può chiedermi se noi fossimo, che ne posso dire, in università, se fossimo degli storici, dei giornalisti, deve rievocare quella data. Una forza di governo credo che debba pensare a governare questo paese e a governarlo al meglio, soprattutto in quei giorni in cui scadono alcune decisioni significative, non soltanto quello che riguarda, come le dicevo prima, il prezzo dell'energia, speriamo che sia risolto prima, se no dovremo affrontarlo quindi noi, nessuna, ma anche per quanto riguarda, per esempio, la riforma del patto di stabilità. Né pro né contro sul 28, nessun discorso da parte del governo. E il 25 aprile? Lei ricorda qualche governo che è intervenuto su queste date storiche? Parlando del 25 di aprile 25 o del primo aprile di maggio si interviene o del 4 di sì. Allora, della vittoria, sul 25 ma stiamo parlando aprile. Del 28 di ottobre, un episodio della storia. Stiamo parlando del 28 ottobre, di un centenario, di un centenario. Ecco, qui abbiamo fior di libri su questa storia, 1922, questa è Ezio Mauro, l'anno del fascismo, ne parleremo dopo. Quando facevo il giornalista, facevo un'analisi sociologica, certamente, ma... Non mi dica che credo... non è una data nella certo storia Certo che è una paese. Data, ma va non bene. È la data del governo italiano. Aprile, il 25 è data della aprile storia che d'Italia. Farà? Il 25 aprile? Si ricordi che Berlusconi a un certo punto il 25 aprile l'ha festeggiato? Come no? Fece anche un episodio estremamente significativo. Il 25 aprile? Sì. Io credo di sì, certamente va di bene. Sì. Credo cioè il 25 sì. aprile è una data storica del nostro paese, non c'è dubbio. Tra l'altro qualcheduno prima di lei ha detto che la data in cui gli italiani
hanno ritrovato la libertà. Cioè, sì. Va bene, questo allora il 25 aprile sì. Senta, deve tornare perché abbiamo molto ancora da discutere. Speriamo che torni come ministro, torni prima, presto come ministro. E se no comunque lo inviteremo come Copasir o come senatore. Stia o anche come giornalista o come sociologo. Va bene. Qualcosa nella vita abbiamo fatto. Grazie mille Presidente. Salutiamo Adolfo Urso, Presidente Copasir, Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie.